festeggiato. Intanto devo ricordare anche due colleghi che non ci sono più, il dottor Zitelli, che è stato tra coloro che hanno aiutato negli anni 70 a portare avanti l'ospedale con la sua collaborazione all'esterno, il dottore Simeone, che in giovane età, diciamo, purtroppo ci ha lasciato. Erano i primi anni 70, io lavoravo agli ospedali di Cremona quando mi giunse la telefonata del dottore Spadaro. C'è bisogno di un anestesista lì, allora il compito dell'anestesista lo svolgeva il dottore Zitelli, che si prestava all'anestesia chiaramente, e io ero combattuto tra l'attività che svolgeva a Cremona e il desiderio di venire nel mio paese natale, Lipari. Ma comunque non lo feci dire due o tre volte che non appena, insomma, sistemai le mie situazioni a Cremona, tornai a Lipari con molto piacere. E l'attività cominciò con questo giovane chirurgo, in tutte le faccende affaccendato, in tutte le faccende della medicina, perché chiaramente passava con una facilità estrema dai compiti chirurgici a quelli ortopedici, a quello della ginecologia ostetrica, alla radiologia, insomma si faceva tutto. Ricordo ancora il rumore dei vasi di acciaio inossidabile, degli acidi in camera oscura. Ricordo l'odore del gesso, i suoni di quel vecchio ospedale, ricordo tutto perfettamente, anche se la mia memoria è un po' labile per certe cose, ma quei momenti li ricordo tutti. E ricordo anche la tua grande voglia e capacità di fare, ma soprattutto il tuo interventismo. L'interventismo non è una mala parola nel senso guerriero del termine. Interventismo in chirurgia vuol dire avere coglioni, scusate l'espressione, cioè sapere bene a fondo il proprio mestiere e quindi avere la capacità di affrontare le situazioni. Perché è importantissimo? Perché l'attendismo estremo in chirurgia in genere porta sempre a catastrofi, invece la capacità di affrontare le situazioni porta tante volte a una soluzione di gran lunga migliore di quella dell'attendismo. Spadaro apparteneva a questa categoria. Io ho fatto perché sono dalla scuola da cui sono. E ora arriviamo alla scuola. Quindi sapeva affrontare le situazioni, aveva la capacità di affrontarle e io spero di avergli dato anche un aiuto come anestesista per poter affrontare quelle situazioni. Quindi l'ospedale si rinnovò dal punto di vista chirurgico, per i tempi parlo, si rinnovò dal punto di vista anestesiologico e si affrontava tutto con pochi mezzi, eravamo in tre. Lui era il direttore, il chirurgo, io e il Sidone eravamo gli assistenti. Quando c'erano situazioni di maggiore complessità, difficoltà, eccetera, si telefonava comunque, ma non c'erano momenti, attimi, domenica, cioè non ho mai, veramente, non lo dico per ipocrisia, non ho mai capito queste cose sabato, domenica, perché non esistevano, era tutto normale, non prendevamo reperibilità, non avevamo straordinari, facevamo tutto parte dello stesso calderone, quindi non era né per soldi né per gloria, era perché quello era il nostro mestiere, si faceva tutti i giorni, non pensavamo di fare chissà, pensavamo di fare le cose normali che si devono fare, certo oggi ci sembra di aver fatto cose eccelse alla luce dei protocolli che esistono fino eccessivi, per cui alla fine non si riesce a fare quel poco che si potrebbe fare. E allora mille cose potrei dire sul personale, mi dispiace che la signora Pina, la signora Immacolata, la signora Pina che non c'è più, vedo tanti infermieri che allora facevano tutto, lode chiaramente i medici, ma lode anche il personale, avevamo un personale eccellente, Lombardo non c'è, ho visto la signora Maria, facevano tutto, dai prelievi la mattina alle pulizie. E ricordo anche le tre suorine che avevamo, perché a questo punto il dottore Spadaro dobbiamo ricordare tutto, suor Tommasina, suor Alfonsina e suor Violetta, tre persone garbatissime che anche loro gli hanno dovuto all'ospedale con le loro economie, nelle piccole economie del tempo, le calze che si riciclavano, le siringhe che si bollivano, gli aghi storti e contorti senza punte, eppure si cercava, quindi si fece tutto, sì, ma allora non esistevano le siringhe con l'uso,
Oh, il laboratorio che cercava di andare avanti, il laboratorio erano il dottore Cipione e il dottore Sidelli che si allenavano a giorni alterni e in caso di emergenza lo facevo io, quindi si faceva più o meno tutto. La signora Revello e alle altre ostetriche, la signora Bonannello e la signora... Sì, no, non mi ricordo tutti i nomi, insomma se ne sono succedute diverse. Oh, i cesari si facevano tranquillamente. Quindi, ora, non lo so, parlando del dottore Sparato per fare un paragone, assolutamente, ma voglio dire, erano tempi più eroici, e il dottore Sparato in questi momenti eroici si è saputo distinguere abbastanza bene.